Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mod su WWE 2K20. Siamo in una nuova imperdibile puntata di NXT. Settimana scorsa abbiamo avuto tanti colpi di scena, Nikki Bella ha strappato il titolo femminile di NXT ad Asuka e oggi le due collideranno in una maxi rivincita dentro lo Steel Cage Match. Inoltre, in apertura di puntata avremo Christian che affronterà faccia a faccia CM Punk per avere una rivincita per il titolo NXT dopo che Punk, settimana scorsa in un main event strepitoso, lo ha sconfitto. Inoltre, super main event con Finn Balor che difenderà il titolo nordamericano in una Open Challenge contro due avversari, quindi un triple threat match. Bando alle ciance e partiamo subito con la puntata. Christian faccia a faccia con CM Punk. Ed ecco qua Christian che si appresta a salire sul ring e a prendere la parola. Beh, che dire, mi ero immaginato di venire qui stasera tutto sorridente a parlarvi. Purtroppo, però, per ovvi motivi che ben sapete, non mi è concesso. Per cui, adesso la vera domanda è: cosa ho intenzione di fare? Un vero uomo sa ammettere la sconfitta, ed è esattamente quello che sto facendo. Certo, è dura da buttare giù, ma mi prenderei in giro da solo se negassi quanto è successo. Prima lo accetto, prima posso passare oltre. Al momento l'equilibrio dell'universo è disturbato e spetta a te ribilanciare le cose. Per riuscirci devi scendere da quella rampa, salire su questo ring e accettare di batterti di nuovo con me. Altrimenti tutto collasserà su di te e quando dico tutto intendo i miei pugni. Perciò fatti un favore e vieni subito a chiudere la questione. Ed ecco qua ragazzi che il campione NXT CM Punk si appresta a raggiungere Christian sul ring. Vediamo cosa avrà da rispondergli il campione. Something told me we might hear from him. And here it comes. I'm sure the WWE Universe is dying to know what's going on. Non volevo interromperti così, ma non avevo scelta. Non che non mi piaccia sentirti parlare del nostro match, ma non stai dicendo tutta la verità. E così ho pensato di venire qui a mettere bene le cose in chiaro. E Christian rifila una testata a Punk. Non abbiamo mai visto Christian così arrabbiato. Christian che addirittura non fa neanche parlare Punk, clamoroso, e continua ad attaccarlo. Incredibile. Adesso Christian butta fuori Punk dal ring. Mamma mia, ragazzi. Ripeto, non ho mai visto Christian così infuriato. Incredibile.
È arrabbiato Nero con Punk, cerca di colpirlo con i gradoni d'acciaio e ci riesce. Lo colpisce alla faccia, prova a ricolpirlo, ma Punk lo evita. Però in seconda battuta Christian riparte con i colpi di gradoni d'acciaio e poi una clothesline. Arriva l'arbitro a sedare questo pestaggio. Mamma mia, Christian fuori di sé, clamoroso, clamoroso. E ragazzi, settimana prossima avremo la rivincita per il titolo di NXT tra Christian e CM Punk. Ma partiamo con il primo match della serata, Steel Cage Match, rivincita per il titolo femminile tra la campionessa in carica Nikki Bella e l'ex campionessa Asuka. Of tomorrow, Asuka. The following contest is a steel cage match and is for the NXT Women's Championship. Introducing the challenger from Osaka, Japan. Absolutely incredible with what she has accomplished in such a short time here. Well on her way to becoming one of the best ever. Well, this is what she's been working so hard for, an opportunity at the gold. Yeah, but earning an opportunity at the gold and actually winning are two completely different things, which I'm sure she's about to learn firsthand. And introducing the champion, representing the Bella Twins, from Scottsdale, Arizona, she is the NXT Women's Champion, Nikki Bella. Accomplished so much in her career. Remember when Nikki Bella and her sister Bree were pros on the old seasons of NXT? Yeah, I remember that. That's one of the many accomplishments that both Nikki and her sister Bree have accomplished here in WWE. You should strive to be more like Nikki Bella. Got two television shows, former champion. The world wouldn't know what to do with two of me. Oh, gosh, don't even let us think about it. Shut up, Byron. It's all about the NXT Women's Championship. Everyone who has held that title has gone on to create massive waves. L'arbitro alza la cintura e siamo pronti a partire con questo match all'interno della gabbia d'acciaio. Si può fuggire dalla porta, dall'alto, oppure schienamento sotto missione. The NXT Women's title is on the line, the championship that kickstarted the women's revolution. Parte subito Nikki Bella forte con una Irish Whip, poi Alabama Slam, e Asuka rimane lì a subire. Doppio calcio della campionessa. Nikki prova a eseguire un big boot, Asuka lo evita e con un German suplex la manda al tappeto. Poi Irish Whip di Asuka e poi no, contrattacca Nikki Bella con un calcio, ricontrattacca con un pugno sullo stomaco Asuka, manda all'angolo Nikki e poi una sederata poderosa all'angolo. Ne prova un'altra Asuka, ma Nikki contrattacca, esegue un vertical suplex, no, Asuka le piomba alle spalle e poi prova un roll up.
Solo conto di due, ragazzi. Adesso Asuka colpisce con queste sbracciate Nikki Bella, e poi con Russian Leg Sweep la manda al tappeto. Riprova il pin. Solo conto di uno per l'arbitro. Allora Nikki si carica Asuka sulle spalle. Dove la vuole portare? Se la porta a spasso, poi la fa sbattere con la fascia sull'angolo. Adesso poi la rimette in piedi ed è pronta ancora per un'altra Alabama Slam. Match un po' in salita per Asuka. Adesso stomp di Nikki sullo stomaco di Asuka. E Nikki prova già la fuga. Asuka però riesce a rialzarsi. Fa sbattere la gamba di Nikki sulla parete della gabbia e poi la fa cascare. Adesso manovra l'indebolimento al braccio di Asuka, che poi prova un roll up. Solo conto di due, ragazzi, che brividi. Nikki si rialza e Asuka cerca di mandarla al tappeto di nuovo con un doppio calcio, ma non va a buon fine. Effettua una presa a Nikki, contrattaccata da Asuka, che viene ricontrattaccata da Nikki. Adesso Asuka la meglio, manda Nikki all'angolo e poi un altro splash. E poi un altro, due sederate consecutive. Asuka adesso si prepara all'Asuka Lock, è già pronta a chiudere Asuka. Asuka Lock, attenzione, non c'è scampo per Nikki, che però clamorosamente riesce a liberarsi di Asuka e con una gomitata al volto riesce ad allontanarla. Poi Nikki effettua una reship su Asuka e poi un forearm. Prova il pin. Conto di due, ragazzi, per il rotto della cuffia. Nikki si rimette le mani in testa, Asuka si rialza ed è pronta a colpirla. No, agisce prima Nikki, calcio sulla schiena. Trascina Asuka al centro del ring e poi la prende per il braccio sinistro. E guardate questa manovra, catapulta Asuka al tappeto. Adesso sempre Nikki la rialza, prova un braccio teso, ma Asuka riesce a contrattaccare e la manda al tappeto, ma ricontrattacca Nikki. Una serie di close line, no, solo una. Asuka poi la prende, la manda al tappeto con un vertical suplex. Asuka cerca già la fuga, attenzione. No, ci ripensa, perché Nikki è in ginocchio, è in procinto di rialzarsi. E allora Asuka adesso la prende per il collo. Neck breaker. Nikki adesso in ginocchio, Asuka la riprende, ma Nikki contrattacca e risweep all'angolo. E poi running bulldog che va a buon fine. E Nikki adesso ritenta ancora la scalata verso la gloria. Vuole conservare il titolo femminile di NXT, ma Asuka ancora una volta riesce a rialzarsi e la riagguanta. Attenzione, ancora la fa cascare. E adesso doppio calcio dell'imperatrice di NXT. Asuka è pronta a tutto per riconquistare il titolo. Prova a colpire Nikki, che evita il suo calcio, ma in seconda battuta Asuka esegue un body slam che mette al tappeto Nikki. Sale sulla seconda corda e poi si tuffa per uno splash clamoroso. Adesso Asuka ancora l'azione, calcio sulla schiena, i danni di Nikki. Un altro calcio sulla schiena, Asuka inferocita, ancora terzo calcio nella schiena. Nikki si rialza, ma Asuka la prende e le vuole spezzare il braccio. Attenzione, ancora Asuka che prende Nikki e la manda a terra con un body slam. Ma Nikki si rialza subito, attenzione, ed è pronta ad effettuare una presa. No, Asuka la spinge via. E adesso ancora Asuka, ancora con questa manovra spezza braccio su Nikki, che però contrattacca, attenzione, ed esegue la sua finisher vincente su Asuka. E vince Nikki Bella, che conserva il titolo femminile di NXT dentro la cella d'acciaio contro Asuka. Take a look at how the Empress was halted
Here is your winner, and still the NXT Women's Champion, Nikki Bella. That's an impressive victory, guys. I don't know if there's anybody in the back that can actually unseat this dominant champion. What a way to kick off tonight. Don't go anywhere, folks. We're just getting started. E Nikki Bella può esultare perché è ancora lei la campionessa femminile di NXT. Match grandioso, 3 stelle e mezzo su 5. Adesso ragazzi, passiamo a un promo del campione Cruiserweight Tony Nese, che al momento non ha avversari, ha sbaragliato un po' tutta la concorrenza e avrà qualcosa da dire al WWE Universe. Ora. We thought we might hear from him tonight. He's ready to lay it all out right here. This crowd obviously wants to know what's going on. Ecco qua il campione Cruiserweight Tony Nese, che sale sul ring ed è pronto a parlare al WWE Universe. Niente al mondo mi esalta più che sentire la musica introduttiva e sapere che avrò a che fare con il pubblico migliore al mondo, il WWE Universe. Ok. Il WWE Universe è sempre stato dalla mia parte, ma credete che hai capi interessi? No, figuriamoci. Beh, chi se ne frega. Ho passato sera dopo sera a vedere altri avere opportunità che non si meritavano, ma adesso basta. A lot of resilience on display. Well, okay. So per certo di essere il più forte di chiunque altro in questo spogliatoio, a parte uno di cui non sono ancora sicuro. Voglio combattere contro di lui al prossimo pay-per-view. Non chiedo molto, solo una superstar che pensi di potermi battere. In fin dei conti tutti vogliamo farci un nome su questo ring. Non importa chi vincerà, possiamo dare uno spettacolo indimenticabile al WWE Universe. La questione non è tanto complicata. Sto lanciando una sfida a tutto il roster, non vi resta che accettarla. Prima o poi sarebbe successo comunque, quindi tanto vale tagliare la testa al toro, no? Adesso saliremo sul ring e io vi sconfiggerò. Non sono arrogante, sono realista. E quindi ragazzi, Tony Nese non si accontenta del titolo Cruiserweight che già detiene, vuole mirare ancora più in alto perché lui sente di poterlo fare. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto ragazzi, siamo arrivati al nostro main event, Triple Threat Match, dove Finn Balor metterà il titolo in palio contro due sfidanti a sorpresa. E il primo ragazzi è Kevin Owens, che Finn Balor ha sconfitto qualche settimana fa. Owens si batterà nuovamente stasera contro di lui. Vediamo chi sarà l'altro sfidante. The following contest is a triple threat match and is for the NXT North American Championship. Introducing the challenger from Marieville, Quebec, Canada. Weighing in at 266 pounds, Kevin Owens! Never forget how Owens busted down the doors in this company. His first night on the job sent a clear message. He wanted to become NXT champion. E l'altro sfidante è Kate Lee, che aveva affrontato proprio due settimane fa Finn Balor, e quindi anche lui si gioca di nuovo le sue carte.
Magari la stipulazione può andare più a vantaggio di Owens e Keith Lee essendo un triple threat match. From Wichita Falls, Texas, weighing in at 320 pounds, Limitless, Keith Lee. I actually spoke to Keith Lee. I said, what makes you limitless? Why this nickname? And he said to me, I'm not bound by the perceptions of others. If I can do it, if I can dream it, it will be accomplished. The big man, quick feet, and agility of the former collegiate defensive lineman that he is. Won a number of championships in the independent ranks before coming to WWE. There to bask in his glory, Byron. Ed ecco qua che entra il campione nordamericano di NXT, Finn Balor. And introducing the champion from Bray, County Wicklow, Ireland. Weighing in at 190 pounds, he is the NXT North American Champion, Finn Balor! There are champions, and then there are champions. Finn Balor, one of the all-time greats, set to wage war here tonight and defend his NXT title. Very few superstars are able to captivate the WWE Universe the way that Finn Balor is. You can just feel the widespread respect that the WWE Universe has for Finn Balor. L'arbitro alza la cintura e si può partire con il main event. Finn Balor contro Keith Lee contro Kevin Owens. Attenzione, Keith Lee mette subito al tappeto Balor. Owens esegue adesso uno spezzaschiena su Keith Lee, mentre Balor adesso effettua una DDT su Kevin Owens. Prova lo schienamento. Solo conto di uno però. Arriva Keith Lee, attenzione, colpisce Balor alla schiena e poi lo spinge via. Arriva Owens che esegue una body slam su Keith Lee, attenzione. Adesso Owens, guardate questa versione modificata del Russian Leg Sweep su Keith Lee. Adesso Balor prende Owens e lo colpisce con un doppio calcio, attenzione, poi Keith Lee all'angolo e Balor lo colpisce con una chop, prende la rincorsa dalle corde e poi doppio calcio anche per lui. Adesso manda all'angolo Owens, prende la rincorsa e poi gli fila una chop, poi lo manda in posizione da seduto, rincorsa e doppio calcio anche per lui.
Balor, assoluto mattatore di questo inizio match. Attenzione però, Owens lo manda all'angolo. Poi contrattacca il campione nordamericano che colpisce alla spalla Owens e poi doppio calcio sulla schiena, o meglio doppia ginocchiata sulla schiena. Attenzione, adesso Kate Lee però mette al tappeto Balor che finisce fuori dal ring. Kate Lee trascina al centro del ring Kevin Owens. Cerca di fare una manovra mirata a piegare il collo di Owens. Prova lo schienamento, ma c'è un conto di zero. Kevin Owens si rialza subito. Balor va da Owens. Russian leg sweep. Kate Lee rialza Owens. E poi però va da Balor. Prova a dargli un calcio, ma Balor evita tutto. Adesso Balor esegue una doppia ginocchiata su Kate Lee e poi colpisce una gamba di Owens, lo manda al tappeto. Balor prende la rincorsa, poi si ferma. Decide di rifilare uno stomp alla gamba di Owens. Poi prende i graduni d'acciaio. E Owens però lo blocca, gli strappa i gradoni dalle mani e li butta via. Arriva Kate Lee, anche lui fuori dal ring, prende Balor e lo schianta con un back suplex. Owens riprende Balor, ma poi decide di attaccare Kate Lee. Balor nel frattempo si riprende, riafferra i gradoni d'acciaio, va verso Kevin Owens e lo colpisce alla testa. Poi va da Kate Lee e anche lui finisce vittima dei gradoni d'acciaio. Mentre Balor sale sulla terza corda, è pronto a volare. Attenzione su Kevin Owens. Kevin Owens però era rientrato sul ring. Balor va vuoto. Owens lo segue fuori dal ring. Balor in qualche modo si riprende ed esegue una DDT. Kate Lee ritorna sul ring. Poi decide di riuscire. Balor lo prende con un body slam. Poi riprende i gradoni d'acciaio e ricolpisce Owens. Poi sempre con i gradoni va da Kate Lee e lo colpisce alla schiena, mamma mia. E poi adesso allo stomaco. Azione cruenta da parte di Balor, che adesso fruga sotto al ring. Prende una sedia, ma Owens lo mette al tappeto e impedisce qualsiasi tipo di azione al campione nordamericano. Owens adesso riporta Balor sul ring. Anche Kate Lee ritorna sul ring e passa l'azione su Kevin Owens. Attenzione, pronto a rifilargli una powerbomb. No, Owens contrattacca con una serie di pugni, ma Kate Lee lo butta al tappeto con un belly to belly suplex. Balor prova ad approfittare della situazione, ma Kate Lee, guardate come lo spiaccica e lo schiena. Conto di zero perché Balor riesce a rialzarsi. Kate Lee adesso lo afferra per la testa, prova una manovra di sottomissione, ma Balor contrattacca, gli fila un pugno sullo stomaco e poi lo manda fuori dal ring. Owens nel mentre si sta riprendendo, torna sul ring e Balor cerca di afferrarlo, ma Owens contrattacca. Ma ricontrattacca anche Balor con uno spinning kick. Sia Owens che Kate Lee sono fuori dal ring. Owens però rientra sul quadrato. Balor lo prende alla sprovvista con un roll up, ma c'è il rope break. Rientra Kate Lee e subisce una DDT da Finn Balor, che prova il pin. Solo conto di uno. Attenzione, DDT anche su Kevin Owens. Prova lo schienamento anche su di lui. Uno. E niente ragazzi, Finn Balor non ci riesce al momento. Adesso si rifugia fuori dal ring, cerca di prendere qualche oggetto. Sicuramente si prende una sedia. Attenzione, Owens contrattacca su Kate Lee. Arriva Balor che colpisce Owens allo stomaco prima e dopo Kate Lee sulla testa. Adesso arriva da Kevin Owens, lo colpisce sulla schiena, poi va da Kate Lee, lo colpisce allo stomaco, poi va da Kevin Owens che
però lo anticipa, gli firma una ginocchiata al volto. E poi attenzione, no, Balor contrattacca, attenzione, colpisce Owens. E guardate un po' che sollevamento, 1916 di Finn Balor su Kevin Owens. Poi Balor prende Kate Lee e fa una reshape su di lui, lo manda sulle prone ring e poi prova a dargli una sediata, ma è Kate Lee va fuori dal ring evitando l'attacco di Balor. Prende un kendo stick, torna sul ring, ma Balor lo trafigge allo stomaco. Balor nel mentre incastra la sedia, o meglio incastra la testa di Kevin Owens sulla sedia. Poi va da Kate Lee, esegue uno sling blade, poi torna da Kevin Owens e rifila uno stomp sulla sedia, producendo un effetto ghigliottina letale per Kevin Owens. Poi prende il kendo stick di Kate Lee e colpisce Owens più volte. Guardate che violenza. Ancora Balor che continua a infierire su Owens. Adesso Balor riprende il kendo stick perché vuole infierire probabilmente anche su Kate Lee e lo colpisce ripetutamente. Guardate, mamma mia ragazzi, che azione. Nel mentre adesso Balor e Owens collidono di nuovo sul ring, attenzione DDT mancata da parte di Balor, attenzione, però Balor si rifà, body slam con schiacciata in seduta, rientra Kate Lee sul ring, ma Balor lo colpisce allo stomaco con una sedia, non vuole che Kate Lee si rialzi, ma Kate Lee continua tutto il tempo a rialzarsi, è clamoroso, e Balor lo ricolpisce ancora allo stomaco con l'ennesima sediata di questo match. Adesso Balor sale sulla terza corda e vuole trafiggere Kevin Owens, ma c'è Kate Lee che si sta ancora rialzando. Elbow drop di Finn Balor. Kate Lee si è rialzato. Balor prende Kate Lee e cerca di buttarlo fuori dal ring. Ci riesce e adesso è pronto ad infliggere il coup de grâce su Kevin Owens, che va a buon fine, sì. Kate Lee è KO fuori dal ring, sullo schienamento vincente. Finn Balor vince in questo match veramente difficilissimo contro due avversari di primissimo livello e conserva il titolo nordamericano di NXT. E su queste immagini termina questa puntata strepitosa di NXT. E vi do appuntamento ragazzi al prossimo video, venerdì ore 19, sempre su questo canale con una nuova puntata di SmackDown. Ci saranno le semifinali con la finale sponda blu. Per quanto riguarda il King of the Ring Tournament, sapremo chi andrà ad affrontare Robert Roode da PLC. NXT North American Champion, Finn Balor. Dicevo, scopriremo a SmackDown chi sarà ad andare nella finalissima contro Robert Roode da TLC per decidere chi sarà il nuovo King of the Ring. Quindi ragazzi, non perdetevi SmackDown venerdì alle 19. Questo main event, secondo il gioco, è il migliore di sempre, 5 stelle su 5. Quindi ragazzi, su queste immagini vi saluto e vi ringrazio per la grandissima e costantissima partecipazione. Ci vediamo venerdì alle 19, ve lo ripeto, con SmackDown, e domenica dalle 6 del mattino con TLC. Ciao!